Una sala affollata con dirigenti della Coldiretti di tutta la Calabria, la struttura dell'organizzazione di presidenti e dirigenti dei consorzi di bonifica per l'incontro con i candidati alla presidenza della Regione Calabria. Ai nostri microfoni il presidente di Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro. Beh, intanto rappresentare l'agricoltura che chiama la Calabria, che è Coldiretti, ovviamente le cose che abbiamo già realizzato, i programmi che abbiamo in essere, soprattutto come dire, il nostro contributo che vogliamo dare allo sviluppo di questa bellissima regione, perché riteniamo che la politica va aiutata a fare delle scelte, va aiutata a dire dei no, per esempio, va aiutata in qualche modo a costruirsi un'agenda rispetto alle priorità. Ecco, noi non veniamo qui, non siamo in questi incontri, come dire, per evidenziare, diciamo, interessi di settore o particolari, perché ci sentiamo protagonisti di uno sviluppo che si può sempre di più creare, rafforzare, concretizzare in questa regione, per esempio dando una risposta alla disoccupazione giovanile, dando la possibilità ai tanti giovani, insomma, di fare in modo che nell'agricoltura e nell'agroalimentare trovino soddisfazione professionale. Per fare questo c'è bisogno di regole, c'è bisogno che la politica, come dire, riesca a svolgere il ruolo che fino adesso spesso non ha svolto, perché magari non ha detto dei no, perché ha promesso a tutti qualche cosa. Non possiamo alimentare politiche di assistenzialismo, non possiamo soltanto farci sommergere, a nostro avviso, dall'emergenza, che pure ci sono, e quindi la consapevolezza che sappiamo che abbiamo dei punti di criticità, insomma, ne potremmo citare tante: la sanità, i trasporti pubblici, le infrastrutture, insomma, il discorso della spazzatura, insomma, ma queste non possono essere l'impegno solo, diciamo, di un governo in questa direzione. Ecco, Coldiretti, che rappresenta, diciamo, sicuramente, orgogliosamente questa regione, perché è una regione agricola, la rappresenta come impresa, la rappresenta come tutela del territorio, la rappresenta insieme ai consorzi di bonifica, per esempio rispetto al dissesto idrogeologico, che ovviamente noi abbiamo tanto da fare, da realizzare. Per fare questo c'è l'impegno dei consorzi, degli agricoltori, di Coldiretti, ma ci deve essere l'impegno anche della politica a semplificare il più possibile, velocizzare la spesa di quelle risorse che ci sono. Non è un problema di risorse in questa regione. So che dico una cosa, diciamo, controcorrente, è un problema di come gestiamo le risorse, dove le destiniamo, quale priorità ci vogliamo dare.